struttura io cioè la prima volta che l'ho vista eh, mi sembrava un castello perché era grandissima questi muri questi soffitti altissimi grande poi era buia per cui c'era questo giardino enorme e però mi piaceva anche perché, perché comunque non era una struttura moderna il bello di quegli anni era intanto, intanto avere 14 anni, ovviamente. E, e, e ricorda ancora i primi giorni di scuola, eh, che sono sempre più importanti anche dal punto di vista dell'emozione, dell di, di, di scoprire questi locali, di salire queste scale, di capire che cosa c'è dietro una porta. È il tuo nuovo regno nel quale sai che vivrai per 5 o 6 anni, come è successo fine. a Sottoscritto. Ehm... Dopodiché ci veniva spiegato come raggiungere l'aula ed lì iniziava il primo panico perché non capivi bene quale massa dovevi seguire, perché nessuno ti aveva fatto fare prima un giretto per i Piecrescenzi che era un ex convento, una parte... I Piecrescenzi per me è sempre stato là, qua era già tutta un'altra cosa. I muri, io mi ricordo quei muri, quegli androni, quelle volte, quell'escalone così... Bello, bello, era un bel posto. Là era, era. Collocato in un quadrante, in un distretto della città eh, fatto eh, già allora eh, di eh, fede e eh, cultura religiosa da una parte e cultura laica dall'altra, quella che cioè, si svolgeva all'interno del palazzo, che si sarebbe svolta all'interno del palazzo del Principe Bacciocchi. Indubbiamente anche questo era molto significativo. Penso di sì, penso, perché facevano carte false per venire all'istituto. C'era evidentemente un certo orgoglio nell'essere studenti del Pier Crescenzi, diplomarsi al Pier Sicuramente il fascino che c'era entrando in quella scuola, eh, l'ingresso, il cortile, eh, poi il. il lo scalone a salire, ma poi, soprattutto, io mi ricordo come una cosa meravigliosa la biblioteca. La biblioteca che sembrava, non so, di entrare all'Archiginnasio. I muri parlavano, anche là, parlavano di, 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 di sapienza, di scienza, davvero. Eh? Solo anche vedere come erano fatti, c'era qualcosa di diverso. Un ricordo ancora emozionante il primo giorno di scuola perché per noi ragazzi di allora voleva dire. Un salto, un qualcosa di più rispetto a quello che si era abituati normalmente, quindi le medie più familiari e ragazzi che ci conoscevano, quindi voleva dire impattare con una nuova realtà, nuovi locali. Ho scelto il Pier Crescenzi perché i professori delle medie ne hanno parlato bene con me e questa scuola mi sembra molto bella, diciamo anche se è una scuola così pesante per quello che facevo io. Aveva frequentato l'istituto tecnico per ragionieri, aveva varcato il portone di quel vecchio istituto. Di via Saragozza aveva creduto di dover rinunciare per sempre a quell'esigenza che viveva dentro di lui, nonostante non fosse ancora ben definita. In realtà aveva scoperto che non sempre le cose appaiono per quello che sono. Ma dunque le quattro stagioni sono quella risorgimentale. Quella fascista, quella democratica, e la quarta bisogna dire, è quella che io spero che tutti insieme scriviamo di qui, scriviate voi, insegnanti e studenti, di qui in avanti, e cioè all'interno di una grande convivenza intraculturale, ecumenica, universalistica, pacifica, eccetera. Eh, in una storia che fortemente intreccia questo istituto, all'amministrazione provinciale, perché, come probabilmente è noto, eh, questo istituto nasce proprio a partire da una delibera che assunse a suo tempo, nell'anno 1862, con effetto successivo rapidissimo nel, 63, nel 1863, la loro deputazione provinciale di Bologna. Beh, in quella risorgimentale bisogna dire il Pier Crescenzi è stato importantissimo, è una delle due o tre grandi scuole che nascono con l'unità d'Italia, usufruendo del patrimonio della grande e versione costituzionale del nostro, della nostra storia, quando vennero prese gran parte delle, degli edifici della Chiesa che erano già stati nazionalizzati, diciamo così, con Napoleone. Ma la Chiesa non li riebbe tutti, e con il risorgimento sono diventati scuole, ospedali, istituti, uffici. E il Pier Crescenti è diventato una bellissima scuole in un grande convento, così come capitò al Galvani al Minghetti, ed ebbe il merito di essere la grande scuola tecnica in anni in cui lo sviluppo italiano, la modernizzazione e lo sviluppo italiano passarono sì attraverso la scuola elementare, le scuole secondarie dell'indirizzo classico, ma secondo me molto anche attraverso lo sviluppo dell'istruzione tecnica che garantiva a un certo punto ha garantito attraverso il ramo fisico-matematico dell'istituto tecnico anche l'accesso all'università, che era una soluzione bellissima perché consentiva a dei ceti economicamente e socialmente più deboli di fare le scuole tecniche e i migliori, con più attitudine a un certo tipo di lavoro teorico, di accedere alle, a certe facoltà scientifiche e tecniche e questo è stato negli anni del post-risorgimento forse uno dei fenomeni sociali più interessanti. Che la storia dell'istituto per sia... Eh, emblematica della storia della città. È passato attraverso tutti i regimi, tutte le svolte, tutte le sensibilità. Nel 1882 ebbe l'incarico dal preside Gallian di riordinare la biblioteca e determinare con accuratezza la consistenza. Pancaldi ha scritto una relazione molto dettagliata all'illustrissimo signor preside, nel quale, nella quale racconta. Eh, le procedure seguite e ehm, chiarisce che la biblioteca è divisa in sezioni, ciascuna delle quali fa capo a uno dei gabinetti scientifici. Questi libri avevano lo scopo di esaltare valori morali, religiosi e patriottici. Allora, tutti i maschi erano di dietro e noi signorini eravamo davanti, sotto la cattedra. E I rapporti fra maschi e femmine erano niente, ci davamo del lei. Sì, che si era dentro la scuola, naturalmente si stava separatissimo. Entravano prima i maschi, noi signorini, che avevamo una gran sala, ci si svestiva, ci si metteva le grembiule e quando suonava il campanello, la bidella, la donna che stava lì, che suonava, ci accompagnava fino il rampo delle scale, in cima al rampo delle scale, in quel pianerottolo c'è il preside. E poi Ha subito anche lui gli anni più grigi e più controllati del regime fascista, ha condiviso il grande sviluppo quantitativo qualitativo è meno, è meno brillante, però c'è stato anche quello, i saperi sono stati riorganizzati, tanto era comparso il liceo scientifico a modificare un po' le scelte post scuola media, l'istruzione tecnica però è rimasta, anzi si sì è diffusa, è, un, è uno dei canali portanti dello sviluppo dell'istruzione italiana. Monsignor Serrazzanetti aveva fatto questo catalogo con criteri puramente morali. Tant'è vero che alla fine della sua relazione particolare dice che questi criteri sono stati rigorosi e che risentono della sua mentalità pretesca. Cosa succedeva? Accanto a alcuni libri c'è scritto ovviamente sì, accanto ad altri c'è scritto c, che vuol dire cautela, che si poteva dare soltanto ad alunni di provata maturità. Per altri libri c'è scritto per adulti, per altri c'è un no, semplice no, ma per alcuni c'è un no dentro un riquadro. Naturalmente questi sono libri che devono essere rimossi dalla biblioteca e il povero D'Annunzio ne fa pesantemente le spese. Accanto a lui anche la Deledda va letta con una certa attenzione e con cautela perché poi troviamo numerose lettere sci. In andai bene, quindi mi iscrissi al Pier Crescenzi nel 1933 al corso per geometri, che allora era una, una specializzazione quasi nuova per noi altri. Ecco. Ho dato l'esame di ammissione nel 1932, sono stato ammesso al Pier Crescenzi, però il primo anno dei Pier Crescenzi sono stato bocciato. Quindi ho ripetuto il primo anno, poi ho ripreso la spinta e sono andato avanti fino al livello. Beh, come attività di studio noi andavamo spesso a fare delle, dei rilievi, fare delle, delle esperienze sugli strumenti, andavamo ai Giardini Margherita più che altro perché era lì vicino, vicino alla nostra scuola. E quella era una cosa abbastanza interessante, a parte il fatto poi che facevamo anche delle berichinate in questo senso, c'era chi invece di, di attivarsi lì attorno allo strumento andava, andava a fare qualche altra cosa. Ci fecero vangare i campi lì per imparare l'attività cioè, pratica, non c'era altro da fare, cioè, andate siamo andati a vangare, così abbiamo delle fotografie. No, credo che ce ne sia anche nel libro qualcuno, sì, sì, certo. che stiamo vangando i terreni per l'esperienza di agraria. Il riordino della biblioteca ha favorito anche delle ricerche sull'archivio. Ne sono state fatte diverse. Delle, una delle ricerche ha, ha portato alla produzione di una mostra sulle leggi razziali, prelevando i documenti dai faldoni della corrispondenza, mostra che è stata fatta negli anni 98-99 e che ha portato poi alla stampa di questo uh, volume che è il catalogo della mostra intitolato con la massima sollecitudine perché questa era la frase con cui terminavano quasi tutte le lettere che il provveditore indirizzava alla scuola o meglio le circolari. La mia impresa di loro me l'hanno trovato subito perché prima di terminare avevo già la cartolina per andare sotto le armi, sono stato via quattro anni dopo e sono tornato nel 1945 dalla prigioniera, ero prigioniero in Germania. Veniva la cartolina precetto diceva al giorno si presenti al distretto che parte per... E questo è successo anche agli altri 3 o 4 o 5 o 6 che eravamo in classe della mia età. E questo ha i professori un po' di sorpresa. E loro allora ci fecero fare dei compiti in classe. Il professore Puntinelli si chiamava, era un bravo uomo. Ci fece un compito speciale per noi sei o sette Poi lui era onestissimo, diceva che anche noi dovevamo essere onesti. Durante il compito lui andò fuori nel suo laboratorio non ci, ci seguì. Naturalmente il computer è saltato fuori una cosa perfetta, perché lo fece un altro, lo facciamo tutti uguali. Passato 8-10 giorni volano un ordine e dire potete andare avanti fino alla fine dell'anno scolastico. E Il professore venne in classe e ci disse sono contento che vi avete avuto la proroga per la vostra famiglia, per voi che avrete più libertà, ma anche per me. Perché ero indeciso se darvi un 8 come meritava il lavoro, se darvi un 4, come, come so che è stato fatto. Vi do 4 a tutti, così siete a posto. Poi, dopo, quando si siolse l'esercito, ci fu un'altra volta la chiamata alle armi del, della Repubblica di Salò, e io volentieri, ma arrivai a Giandai, e lì rimasi fino, fino alla fine della guerra. Ricordo con grandissima soddisfazione il crollo della cultura fascista negli anni tra il 42, 43 e 44, ahimè, in occasione di una grande sconfitta militare e complessiva che si delineava per il nostro paese. Ma rispetto all'indottrinamento fascista che avevo conosciuto negli anni 30 fu una liberazione, davvero, prima della liberazione eh, con i carri armati e le truppe, si fu una liberazione interiore, cambiarono gli schemi di valutazione. La stessa cosa, le armi speciali di Hitler, ricordo in classe, fino a una certa data erano un grande motivo di speranza per alcuni, dopo un motivo di paura, di ridicolaggine, perché se scatta qualcosa nella testa, scatta. È quello che è importante, che scatti. E col fascismo a un certo punto è scattata. Questo paese non può più tornare fascista. Diceva che siamo, eravamo antifascisti per partito preso. Poi una grande funzione anche per lo sviluppo delle professioni economiche, con lo sviluppo economico tutta la provincia, poi se ne sono nati altri, ma a lungo è stato il faro di tutta la situazione del bolognese, insomma mica solo della città. Non c'è dubbio che, che per più di un secolo i Crescenzi ha corso la, eh, accanto ad un progresso industriale. Tutto particolare della nostra città ed è stato fondamentale che vi fosse questa scuola, come altre, per questo sviluppo. Moltissime persone che poi hanno affrontato eh, importanti attività professionali si sono formate proprio in questo istituto che è il Pier Crescenzi. Io mi sono iscritto all'Istituto Tecnico Pier Crescenzi nel 1948 e mi sono diplomato nel 1953. La vita di studente era un po' particolare perché intanto noi eravamo nel 1948, eravamo in un'epoca totalmente diversa rispetto a quella che ho avuto modo di frequentare come insegnante. Per la festa di San Remigio cominciavamo regolarmente l'anno scolastico e andavamo abbastanza abbastanza bene senza nessuna agitazione scolastica nessuna di nessun genere l'unica volta che c'è stata un'agitazione scolastica che fa quasi sorridere nei tempi attuali fu nell'anno 1951 e poi anche nell'anno 52 quando gli studenti manifestavano per la italianità di trieste cosa che e nonostante gli insegnanti fossero anche sensibili a questo argomento, eh, coloro che furono, che furono assenti senza giustificato motivo, furono anche puniti. E direi che molti, molti sono andati all'università, non solo nelle facoltà nelle economia e commercio, come allora si chiamava ma anche a sociologia e quindi molti proseguivano, tenendo però presente che allora il, il diploma di ragioniere era molto considerato ancora. Io sono Chiara e frequento anch'io il Per Crescenzi. Sono venuta in questa scuola, ho scelto questa scuola principalmente perché avevo degli amici che o l'avevano frequentata in precedenza o comunque me ne avevano parlato abbastanza bene e poi anche perché appunto se una persona esce alla fine dei cinque anni e non e non come tutti va, non va all'università insomma ha anche possibilità comunque di trovare lavoro. Ma ritengo che in questo istituto tecnico non ci sia stata quella frattura così grande. Fra corpo insegnante femminile e corpo insegnante maschile, anche perché molti nostri colleghi, specialmente delle materie mh, professionali, ragioneria e tecnica, erano ottimi commercialisti, avevano grandi studi commercialisti e quindi anche lì hanno portato molto nella scuola, non solamente come esperienza professionale, ma anche come prestigio. Ecco. La prima volta che entrai all'Istituto Tecnico Pier Crescenzi da insegnante ebbi un un certo così come si può dire un colpo al cuore, adesso forse l'espressione è un po' troppo forte però insomma rimasi anche impressionato ma devo dire che la scuola era rimasta sempre quella Aperture anche alle materie sociali ed economiche sono, potrebbero essere luoghi nelle quali si formano delle coscienze, delle sensibilità, perché è chiaro che l'istruzione, gli aspetti tecnici dell'istruzione sono importanti, ma c'è anche un'educazione appunto del, del cuore, dei sentimenti, dell'etica, che pur non essendo l'unica struttura di formazione, la scuola, non si capisce perché la scuola si debba autocensurare, autocastrare e non avere qualche cosa da, da discutere, da esaminare, da costruire con i giovani. E anche noi, eh, insegnanti di materie professionali, che magari siamo venuti anche noi da scuole tecniche, come nel mio caso e nel caso di altri, e perciò non avevamo fatto studi filosofici o altro, noi stessi ci siamo. Interessati di sapere chi era Marcuse, chi era Adorno, perché i ragazzi volevano sapere, ci sollecitavano moltissimo su questo. E questo negli anni della contestazione. Negli anni seguenti, eh, come dicevo prima, sentivano parlare non più di avarie marittime: a Bologna non c'è mai stata un'avaria marittima perché non c'è il mare. Ma sentivano parlare di marketing, per, 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 per un esempio. E allora a quel punto. Chiedevano ed ecco abbiamo avuto perciò non solo sollecitazioni dall'ambiente esterno, non solo le sollecitazioni per tenerci alla pari con i colleghi più esperti, più informati, ma anche dagli stessi alunni. L'atmosfera terrificante, ma in tutta Italia, amica Piacoscienzi, la collochiamo prima del 67-68, quando, quando alcune madri di miei compagni di scuola non volevano che le loro figlie mi frequentassero perché io facevo due cose che erano molto scandalose, leggevo il giornale e viaggiavo. Questo dice tutto. Quando abbiamo dato vita al giornalino scolastico? Eh, sulle orme di altre scuole cittadine che avevano fatto il giornalino eh, decidemmo a un certo momento di proporre alla, alla a scuola il, il giornalino del Pier Crescenzi e nacque il Pierino era, così era dicembre eh, del 64, 1964. Dicembre 64 per questo Pater nostro che cominciava dicendo Padre nostro che sei nei cieli restaci Apri il cielo, allora poi erano tempi molto più bacchettoni di quelli di adesso. Quindi... Beh, diceva anche: Noi resteremo qua sulla terra con le nostre puttane. Quindi voglio dire, era un attimino un po' forte per allora. Però era una poesia di Prever, che era comunque un, un personaggio importante della poesia del Novecento. Un presidente di percorso. però Avessimo citato D'Annunzio, non so cosa sarebbe successo. Secondo me è stato anche un po' strumentalizzato, perché tutto sommato questo cancan can che è stato fatto, poi addirittura loro, loro alcuni di loro furono minacciati di essere radiati da tutte le sì. scuole della Repubblica la, la prima reazione se era eh, chi la radiazione da tutte le scuole della Repubblica per i responsabili non del questi. Regno della Repubblica eh. Beh, non sarebbe stato male comunque dire, avuto... dobbiamo ricordarci che qualche mese dopo sorse il caso della zanzara del liceo Parini a Milano, qualche mese dopo quindi forse ci, se ci sentiamo anche antesignani, anche antesignani di tutto questo aspetto Avevamo il famoso giornale, questo pozzo, questo pozzo che eh, con un compagno di classe, eh, Roberto Malavasi, eh, stampammo col, col ciclostile della segreteria e eh, vendevamo 300-400 copie. Questo l'abbiamo fatto, se ricordo bene, il quintanno sicuramente, forse anche il quarto. Partimmo in un periodo felice perché il, quando cominciammo la nostra carriera al Periche-Senzi era il periodo degli scioperi per le bombe in Alto Adige e ci per un bel periodo. Per estemmo... noi, ecco, non per la stessa sì, no, certo. E, poi, sempre nell'ambito della scuola c'era il comitato degli studenti che era nato proprio in quegli anni, anni gli anni 68, gli anni, insomma, gli anni un po' caldi. E questo comitato di studenti del quale facevo parte si trovava una volta ogni 15 giorni, massimo 20, nel pomeriggio, in un'aula all'interno della scuola. E, e quindi questo primo giorno di scuola io rimasi molto turbato e sono entrata al Pier Crescenzi già molto prevenuta. Io non volevo perché era la scuola... Di destra è la scuola dei fascisti come si diceva allora. Le Crescenzi è sempre stato un istituto un po' aristocratico e quindi eh, non è mai sceso in piazza clamorosamente e noi passavamo per una scuola fascista perché eh, ci non ci interessava molto quello che capitava fuori, cioè, ci interessava sì, ma prima cercavamo di risolvere i problemi nostri, cioè, abbiamo sempre noi che eravamo del consiglio direttivo o del comitato direttivo abbiamo sempre pensato ad una famiglia grandissima di gente che stava insieme praticamente a metà della giornata che quindi aveva diritto di stare nel modo migliore, di poter studiare nel modo migliore. Ma sul mondo esterno ricordo gli scioperi studenteschi, c'è cioè il periodo di sciopero che c'era sempre, eh, ricordo delle scene eh, che ci trovavamo col professore in mezzo alla manifestazione di Operai e quindi lui cercava di spiegarci. Eh, siccome eravamo in una sessione staccata, stavamo arrivando da una sede all'altra, passavano le manifestazioni via Garibaldi. lui cercava di spiegarci il perché questa gente protestasse, che non era facile da capire, perché lui in quel momento, magari alcuni di lui lo vivevano come condivisione nel senso di interpretazione politica, ma credo che fosse, fosse prematuro avere una posizione politica definita a quell'età e altri lo vivevano come un fastidio, cioè guarda, sti rompi scatole che ci impediscono di fare una cosa. Dopo aver parlato col vicepresidente Bettazzi che mi disse, Martini, non possiamo farci niente, e sono rotti i termosifoni, dico, guarda, qui andiamo a casa, non si può, non si può, non si può, benissimo. Quando ci fu l'intervallo ci trovammo in dieci eh, a piano terra e cominciammo a dire a, a, con voce crescente. Abbiamo freddo, vogliamo uscire, abbiamo, con gli slogan di quei tempi, abbiamo freddo e da 10 persone divennero 20, 50, 100, era diventato un casino. Un casino totale, tanto che Betassi venne <ride> da me e da noi e disse, ma ti, va bene, andate a casa. E ci mandarono fuori. Però in modo tranquillo nel senso che non ci sono mai state spranghe catene come avvenuti in altri istituti facevano sciopero due, tre giorni poi la cosa finiva lì però non, con, non per questo non erano coinvolti ecco, ne parlavano, certo ecco, però in un modo molto contenuto e tranquillo ecco, senza eccessi diciamo che era una scuola molto tranquilla per quello ci si stava bene, molto tranquilla, forse troppo tranquilla, sia quando la frequentavo io, casini ce n'erano, ma erano casini no, qui non so se mi spiego, e dopo era tanto, tanto tranquilla, ecco, secondo me forse anche un po' troppo, ma non credo che fosse tipico del Pier Crescenzi. Per la prima volta eravamo a scuola con delle compagne perché io almeno non ero mai stato in classe mista. Il fatto di essere in classe mista per noi era un motivo di stimoli eccezionali. E Piacasenzi fu scelto da me e da mio padre perché, come era giusto a quei tempi, dava la possibilità di avere il famoso diploma, di, di ottenere il diploma. E, e, e ricorda ancora i primi giorni di scuola, eh, che sono sempre più importanti anche dal punto di vista dell'emozione, dell di, di, di scoprire. E cominciamo quindi questa avventura in queste classi miste, dove però erano tempi ancora di tipo diverso, siamo negli anni 64-65, i maschi entravano esattamente da Via Garibaldi, le femmine invece da eh, Piazza eh, dei Tribunali. Sì, io mi ricordo che quando sono venuto io a Piacrescenzi le femmine entravano dalla parte di dietro di Piazza dei Tribunali e i maschi entravano dalla parte davanti del, del, almeno per un periodo di tempo è stato così. Poi dopo è cambiato e entravano tutti da Piazza dei Tribunali. Per quanto riguarda i rapporti con gli alunni direi che erano piuttosto tranquilli e direi piuttosto sereni, anche se magari nell'istituto esisteva una certa severità nel controllo, controllo delle assenze, controllo, i genitori dopo un certo numero di ritardi venivano informati. E dovevano venire a ritirare i libretti degli alunni, questo con grande spreco di energie, diciamo, per tutti quanti. E però devo dire che avevamo dei collaboratori meravigliosi, a cominciare dalla segreteria e i cosiddetti bidelli, gli attuali operatori scolastici, mi pare, che veramente mh, sorvegliavano facevano un'azione veramente, direi, molto, erano molto attivi, ecco, nello svolgere la loro attività. Quindi non abbiamo mai avuto dei, gran, dei problemi, casi isolatissimi, ma appunto isolatissimi proprio perché venivano controllati. È anche frutto di quei momenti... No, no, abbiamo studiato quel... perché eravamo in una scuola dove c'erano degli, degli insegnanti che pretendevano dei risultati. Sì, sì, va, è... E soprattutto eravamo in una scuola in cui era ben presente cosa erano i doveri, e i diritti, allora erano molto più i doveri che i diritti. Accadde che di 30 studenti ne furono bocciati 15 e ricordo che provocò tutto questo in me una forte amarezza perché eh, ci furono i colpiti, tra virgolette, eh, io fui colpito con quattro materie, si poteva andare a settembre, ma quattro materie giustamente si può essere anche bocciati, ma quello che mi fece più tristezza fu la severità. Eccessiva, molto eccessiva. Poi in terza è arrivata l'ecatombe perché quando passi al terzo anno, cioè ti metti seriamente a studiare, ho la bocciatura è garantita, lo sapevamo tutti, funzionava così: era una regola dei pericrescenzi perché era una scuola di qualità e formava, formava ragionieri doc. Quindi questo accadeva ben prima del 68. E non è che fosse pacifica come disciplina che dal preside ci finivano tutti, io per prima. Era abbastanza innocua, appunto, come scuola, abbastanza integrata e ci tengo a dirlo perché ricordo qui un insegnante che ho sempre amato moltissimo e che non ho mai dimenticato. Clementina Camerini, come al solito da me sempre citata, oltre a essere una insegnante che riusciva a strizzare da ogni studente quel minimo di intelligenza che poteva avere, lei la tirava fuori. Perciò già per questo era una grande persona, ma era una grande persona anche in un altro senso. Cosa successe? Sì, lo do uno spaccato. Io provocai un enorme scandalo a Piacenza da allora, perché penso di essere stata la prima ragazza a Bologna e mi presentai a scuola in pantaloni. Gli studenti fischiavano, urlavano, gli insulti volavano. Io mi presentai lo stesso, mi sedetti e non c'era nessuna legge che lo impedisse, ma la reazione degli studenti stessi fu violentissima. Il giorno dopo Clementina Camerini si presentò a scuola in pantaloni e con ciò tutti stette rosetti. Solo questo gli ho portato una gratitudine infinita. soldi non ce n'erano tanti, quindi i nostri viaggi di istruzione erano piuttosto limitati, però molto belli. Ma perché molto belli? Perché avevamo una collega eh, di, eh, storia, no, di geografia economica che organizzava questi viaggi stupendi. Eh, viaggi di una giornata con questi ragazzi che erano non erano più degli scolari, erano dei gentiluomini. Perché ti cedevano il passo? Perché ti portavano la borsa? Abbiamo incontrato Pannella più di una volta, parlamentare europeo, che è venuto incontro, ha fatto un sacco di festa, loro sconvolti. Un una delle prime volte era sparito il nostro. La nostra, il documento che ci doveva fare entrare e come facciamo, come non facciamo, non riusciamo a entrare, è arrivato l'onorevole ammirante Ci siamo eh, andati da lui dicendo: Veda un po' se riusciamo a entrare. Ci ha fatto entrare, poi dopo è venuto a salutarci e mh, fumo ricevuti dalla Iotti che aveva questo aspetto quando si presentava, era, sembrava una regina, ma gentilissima. Ci mise in, nella, nel suo studio, attorno a un tavolo, tutti noi che eravamo, un gruppo piuttosto numeroso perché eravamo una cinquantina, cioè era un viaggio di istruzione completo, e um, cominciò a parlare con noi e disse che lei era molto contenta di ricevere alunni di un istituto tecnico perché lei era stata insegnante e insegnava italiano e storia e avevi insegnato al Marconi. E le gite erano un altro motivo di, di grande divertimento, quindi facevamo sia gite di tipo culturale o pseudo-culturale, tipo Fiesole, che era un classico, gita a Fiesole. L'isola Comacina. Sì, lago lago il lago di Como. Sia gite anche meno, meno, dal sapore meno culturale, quindi Riccione, il cono alle scale, gite di questo tipo, perché si facevano fondamentalmente per stare insieme, per divertirsi, per ballare, insomma per stare con le comuni. Sì. C'era il gruppo sportivo che poi partecipava con le sue squadre a tutte le competizioni e Pio Crescenzi vinceva. E questo dava fastidio, ma noi vincevamo sempre nel basket. Il basket era nostro, il Minghetti perdeva, il Righi perdeva, i licei perdevano, non eravamo contenti. E avevamo squadre straordinarie di giocatori che già militavano nei settori giovanili di Fortitudo e Virtus. La Leopold ricordo ancora benissimo quando arrivò eh, da noi in classe il nazionale di basket Gianni Bertolotti, juniores, nazionale juniores in forza alla Virtus. Bologna due metri, alla, tiratore straordinario, che però non aveva voglia di studiare, per lui lo studio non esisteva. Di conseguenza, la eh, Leopold, dopo aver insistito più volte per cercare di stimolarla, ma non, non ce la faceva proprio più. Eh, a controllarlo, a volte lui alzava la mano, posso uscire? Sì, 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 vada pure, vada. come dire, non c'entra fare. Però, verso febbraio, forse punta da un ulteriore scrupolo, decise di parlargli. Lo chiamò e gli disse, ma lei Bertolotti cosa vuol fare nella vita? Che, che quest'anno non verrà bocciato. E, ma lei cosa fa? Ah, dice, io faccio il giocatore di basket, di pallacanestro, si diceva quei tempi. E lei disse... Cos'è la palla canestro? Ah, dice, guarda, uno sposo, butta la palla dentro un cerchio, così. Fa, ma, 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 ma come si fa? Ma, ma, ma lei perde tempo con un gioco? E lui dice, ma veramente mi pagano? Ah, dice, ma la pagano? Ah, dice, sì, sì, mi pagano, ma, ma quanto? E lui credo che gli disse, non so, 20, 30, 40 milioni, non ricordo una cifra iperbolica, che la Leopold disse, ho capito tutto, il giocatore di pallacanestro. Bella, ricca come deve essere una scuola autonoma, capace di esprimere la grande qualità culturale e professionale degli insegnanti e il desiderio di fare dei giovani delle famiglie migliori, e se si dà spazio ai migliori, i migliori cacciano i peggiori, non l'incontrario. Richiede risorse. Del Duca di Pertini fu carinissimo e disse, disse una, una cosa che noi commosse tutti: perché disse vogliate bene ai vostri insegnanti che fanno tanto per voi, che lavorano e sono mal pagati. Eh, questo è stato degli anni Ottanta, e sono mal pagati e prendono troppo poco, non come la Raffaella Carrà, che prende più di me. Eh, diciamo che c'è stato un momento in cui la scuola, che tante speranze aveva dato a studenti e insegnanti, si è un po' ripiegata su se stessa. Non parlo di questa scuola, di Pieche Scienze, parlo della scuola italiana in generale ci ha portato eh, su un piano diverso di collaborazione, eh, di collaborazione e anche proprio di comportamento. E anche, o forse erano anche cambiati i tempi, semplicemente erano cambiati i tempi. Prendiamo i libri di scuola. Quelli dei nostri nonni stavano in mezzo metro, quelli dei nostri genitori già si allungavano un po' di più, i nostri, e quelli di. non ne parliamo. Sono metri e metri lineari, pagine, migliaia di pagine. Ecco, questo è un tipo di sviluppo che un po' è naturale, ma ipertrofico. Ci siamo lasciati. Bisogna riconcentrare. In fondo, quando si diceva leggere, scrivere, far di conto, erano bravi. Lì si era fatta una. Scene bisogna individuare, io dico per alcuni pochi grandi nuclei, comunicare sapere scientifico, io direi sapere civile, politico, io direi rispetto delle grandi fedi, delle grandi tradizioni, perché il mondo, quindi ci sono alcuni nuclei che debbono essere posseduti in modi semplici, elementari, ma significativi. Il fatto poi che l'economia sia una materia arida non è vero, è una materia difficile, quello sì, specialmente come la si insegna adesso, come la si è insegnata sempre in America e adesso è venuta anche da noi con questi libri dei de grandi insegnanti di Harvard e dell'MIT. Perché non si studia più solamente la regoletta come si studiava, si fanno i casi adesso. E si studiano i casi. Prima, naturalmente, si fa la parte teorica, poi si studiano i casi e i casi vengono risolti. Quindi, loro, gli, gli alunni si trovano nella condizione di, di poter veramente capire questa, questa materia che sembra così difficile e invece non lo è, è proprio il motore. Adesso non voglio esagerare, ci sono degli altri motori più importanti, ma insomma, è uno dei motori del mondo. Insomma tutti gli organi, i decreti delegati, ecco, furono applicati i decreti delegati. Quindi i genitori si sentirono particolarmente coinvolti nella faccenda, quindi si interessavano, partecipavano e come presidenti del Consiglio d'istituto, come genitori, quindi c'era un interesse vivo proprio alla, anche al modernamento della, della scuola. Eh, pian piano le cose sono cambiate dal punto di vista diciamo, dei contesti sociali di provenienza perché, indubbiamente, eh, nel tempo io ho visto proprio cambiare l'utenza, quindi, un'utenza che veniva da, dai paesi vicini in, maniera sempre, in modo sempre più eh, massiccio. Ma era anche un'idea intelligente quella di costringere la socializzazione tra aree urbane distinte e quindi, mescolava la barca con il quartiere Santo Stefano e i colli. Io mi ritrovai come compagna di classe ragazze con um, le gonne a godè, i calzettoni e le scarpe di vernice, qualcuno che era ancora più basso nella scala sociale perché arrivava addirittura da fuori, Bologna, la birra che era già il Bronx. Allora, quando penso alle due culture diverse, ovviamente, ehm, mi ritrovo in un bivio perché io ho una mentalità molto diversa rispetto a, a, alle ragazze che abitano in Libano e quindi non conoscendo molto neanche la mia cultura mi ritrovo a, a, diciamo a essere italiana quindi la mia cultura la conosco poco però sono anche molto attratta perché ha molti misteri. Diciamo. Allora io mi chiamo Marcela, vengo dall'Albania e... Che sono qui da poco, da quattro anni, però ce la sto mettendo a tutta per imparare l'italiano. Mi chiamo Suela, vengo da Albania e ho quasi due anni che sto in Italia. La cosa che mi piace di più a scuola è andare bene con gli amici, cioè avere degli amici. Si sono arrivata qua che non sapevo neanche una parola, solo ciao, e adesso invece so, so scrivere, so leggere. E so parlare un po'. E in Italia sto bene, però ho nostalgia per la mia città. Pian piano eh, si è sviluppata no, nel tempo l'attenzione. A quel contesto da cui i ragazzi provenivano, alle difficoltà che potevano avere legate anche alle motivazioni ehm, e che potevano mh, anche legarsi con situazioni familiari particolari o comunque da esplorare, da vedere insieme. Quindi ecco lì sì che a un certo punto mh, venendo avanti proprio un po' anche il disagio no, dei ragazzi, specie di quei ragazzi che sentivano un pochino Frastornati nel passaggio da una realtà scolastica a un'altra che vedevano evidentemente in maniera diversa, si è cominciato a cogliere proprio il bisogno di andare a vedere eh, quali potevano essere appunto i luoghi di provenienza, i tipi di famiglie, i tipi di legami familiari. Era meno difficile avere un dialogo con i ragazzi. Sì. È molto più facile negli ultimi tempi che erano maggiori i problemi dei ragazzi, almeno li esprimevano i problemi che avevano, loro allora, non lo so se avevano il coraggio di esprimermi, qui si sapeva di fidanzate, di papà, di mamme, di sorelle, sì, sì, di quello che succedeva. L'altra cosa che ricordo molto bene era che avevo però anche dei professori meravigliosi, un signore che venne a parlarci del, del, del nazismo, era un, un ex deportato politico. Un, e tra l'altro era proprio il, il periodo della riunione delle due Germanie, per cui era un argomento particolarmente importante e sentito, ma che ovviamente ci ha dato una visione del, del, degli eventi molto diversi. E penso che mi rimarrà sempre impresso perché qualcuno chiese che cosa ne pensa lei della riunione della Germania. Questo signore con una faccia contritta disse che la Germania non dovrebbe essere divisa in due, ma in 25.000 parti. Fu veramente una, una, una risposta che colpì molto. E forse una, una visione della storia completamente diversa da quella che effettivamente poi si impara sui libri di scuola, ma che poi rimane indelebile. Il Piero Crescenzi è stato capostipite e anticipatore anche di una tendenza della modernizzazione eh, che ci porta oggi a rivolgere attenzioni ad altri sistemi scolastici formativi in un confronto con la realtà europea. Hanno potuto vivere delle esperienze che li hanno aiutati a estrinsecare la loro creatività, il loro modo di essere giovani e gli insegnanti li hanno aiutati in questo. L'esperienza che li ha formati in maniera particolare sono state il teatro e il cinema, la possibilità di parlare di se stessi e di quello che avevano dentro. Il passaggio di qui sia stato un passaggio determinante che mi ha lasciato dentro molto. Mi ha lasciato dentro molto da un punto di vista esistenziale e da un punto di vista um, anche, anche culturale. L'unica mediazione che un ragazzo oggi ha nei confronti dell'esperienza teatrale arriva dalla scuola. Essere stato costretto, bene o male, eh, anche se costretto forse una parola forte, però essere stato costretto mh, per anni a occuparmi di cose che forse non erano esattamente il centro di quelli che erano i miei interessi, eh, mi ha mh, aiutato a sviluppare una curiosità molto più forte per quelli che erano i miei interessi. Quindi con la famosa funzione della siepe leopardiana ci vuole una siepe per pensare all'infinito e ci vuole probabilmente tre anni di tecnica bancaria per pensare eh, agli sviluppi della poetica aristotelica. Questo come paradosso, ma poi è un paradosso che ha un fondo di verità, eh, tant'è che non è un caso che tra gli iscritti al dance le provenienze da istituti tecnici siano fortissime. Io penso che l'esperienza del teatro sia formativa eh, a livello eh, esistenziale, eh, che dia molto ai ragazzi che, eh, che affrontano questa prova, questa quest anche emozione. Eh, a livello didattico, a livello proprio scolastico, certamente è un arricchimento, è un arricchimento eh, culturale perché... Con un'esperienza partita proprio qui all'interno del Pier Crescenzi, un, una sorta di laboratorio teatrale che ho cominciato anche se a livello eh, ovviamente amatoriale a interessarmi di teatro. Eh, nella famosa proposta di teatro del primo anno Longhi, diciassettenne, faceva il mattatore, faceva quattro parti eh, in quattro eh, eh, diversi brani, diverse pièce e ehm, è rimasto poi primo attore anche negli anni seguenti e poi è passato a fare il regista. Quello che è sicuro è che mh, molta parte di quello che ho vissuto qua, mh, in questa scuola, a... Ha segnato il, uh, il mio percorso successivo e quello che, che faccio oggi. Uh. Eh, per me è indimenticabile nel famoso anno dei cavalli, eh, il nostro sacripante che cantava con Rola Fresca e Mattutina rosa. Veramente sono un ricordo bellissimo e che credo che abbiano contribuito a dare anche un, un input positivo culturalmente parlando eh, ai ragazzi. Ecco, a quel punto Longhi faceva la regia. Credo che sia stato molto importante proprio avere fatto un aver avuto una prima formazione qui eh, che mi ha dato una, una logica, eh, un rapporto con la realtà, eh, un, un modo concreto di eh, eh, a rapportarmi ai problemi che eh, è stato veramente fondamentale. Una cosa che ho sempre avvertito nitidamente in rapporto a quei maestri, del Pier Crescenzi di cui parlavo, una cosa che percepivo nettamente era l'enorme fiducia che loro avevano nei miei confronti e questo è stato per me determinante. Poi anche da un punto di vista culturale l'esperienza è stata forte. Il linguaggio è veramente la forma di condizionamento più forte e di manipolazione più forte che noi possiamo avere su un individuo e anche qui da, da docenti ci si deve interrogare su questo fatto. Eh, perché veramente il linguaggio è il filtro fra noi e il mondo e ehm, l'ignoranza è il miglior modo per manipolare e eh, controllare eh, la pubblica opinione. Interesse per loro, possibilità per loro di avere uno spazio per parlare, possibilità per i genitori di avere uno spazio per parlare, fa tutt'uno anche un po' con l'esperienza che è maturata rispetto a questo questa storia di Cesarina perché anche questo era un modo di comunicare diverso, cioè facciamo scuola in un altro modo e quindi anche perché no facciamo cinema. Ci è sembrato naturale a un certo punto poter iniziare questa avventura no? del film su Cesarina. La prima luna è arrivata nell'anno scolastico 1900-1901, si chiamava Cesarina e frequentava la sezione fisico-matematica però che nel momento in cui abbiamo scelto di eh, procedere con il film, dietro c'era l'intento di una programmazione didattica legata alla ricerca, come si fa ricerca. Dunque insegnanti e bidelli furono reclutati, preside compreso, che fece una splendida apparizione nella, eh, proprio nella, nella presidenza, perché in realtà il film raccontava cose vere, mm, eh, cinematograficamente, ma raccontava cose vere e quindi raccontava tutto, la nascita del progetto e, e, e il presente si intersecava col passato perché a un certo punto si aprivano delle sinestre e noi vivevamo la storia di Cesarina in diretta e, fra l'altro, um, la sua storia che um, insomma venì, aveva come contrappunto la storia di ragazzi che oggi si innamoravano, come forse Cesarina aveva avuto una storia d'amore ai suoi tempi, cioè quello che. Per me eh, rimane della storia di Cesarina, al di là degli incontri eh, così bellissimi e molto commoventi, che ci sono stati anche con la ehm, Maria Pia Palmieri, con l'alunna, la, um, l'ex alunna che sarà diplomata del 17, sono veramente stati emozionanti come momenti. Eh beh, ho avuto il mio sì. diploma, mi pare nel 17 sì. e mi sono impiegata subito. Ah. Ma a quei tempi gli uomini erano al fronte. In guerra, quindi c'era bisogno di donne. Hanno portato nella scuola il mondo vero e proprio, quindi non c'è stato un distacco, diciamo, assettico eh, fra, o una frattura, che dir si voglia, fra la scuola e il mondo. La scuola è vivace. La scuola è vivace, ecco molto. scuola Quindi bellissima, grandi ricordi, bello, molto bella. Anni innegabilmente felici, e sono momenti che ci hanno accompagnato per tutto il resto della nostra vita. Vita di un'istituzione scolastica che assieme a poche altre ha fatto la storia della pedagogia, della didattica e della nostra città. Eravamo tutti molto orgogliosi di essere del Piacrese. Ah, sicuro. Questa è una cosa da, da, da dire con, veramente con, con, con grande realtà e grande sincerità. Sì, grande noi eravamo orgogliosi di essere percrescenti. E non si allora... capisce perché però, perché i Piercrescenzi, quantomeno le persone che lo rappresentavano in quegli anni, non è che facessero molto per noi studenti. Ma a me sembra però che la città di Bologna, all'istituto all percrescenti, non abbia dato tanto. Quindi noi da dentro la scuola non abbiamo avuto verso la città questo impeto di affetto, di riconoscenza, perché la città non, non si è mai manifestata eh, in modo, diciamo, tangibile, affettuoso, eccetera. Il Pier Crescenzi sicuramente ha dato a me e a tutti quelli che hanno studiato in quella scuola il senso del dovere, il senso della professionalità, cioè il Pio Casenzi significa per me ancora oggi un istituto nel quale so che ci sono delle regole. Cioè io ho sempre apprezzato le regole, cioè, le regole poi le puoi discutere e credo che sia stata formativa per il nostro carattere. Abbiamo affrontato la vita sapendo che bisognava impegnarsi. Certo. Tutto, tutto, tutto dipende da voi insegnanti, sapete, questo lo, lo dovete proprio capire. Dipende no, no, no. dall'insegnante nel modo più totale perché se un insegnante non riesce a far innamorare un, un allievo di, della materia che insegna, quell'allievo non gli rende. Io, lo dico io. La scuola è stata utile per. Ehm, per avere quel, mh, quel modo di studiare. Ci siamo molto divertiti senza trascurare l'aspetto didattico. Eh. Comunque la partita doppia è una forma mentale e io ho quella forma mentale lì. Eh, poi io ho imparato anche a rapportare criticamente quella forma lì ad altre esperienze. Però è mh, una grammatica con cui leggere il mondo. Abbiamo studiato con passione. Tutto forse era, mh, veniva vissuto con molta attenzione ma anche con molto sentimento perché in questo istituto ha sempre insegnato gente, ha sempre insegnato professori e, do, e professoresse, con l'amore e l'orgoglio soprattutto. Chiunque oggi operi, ma anche domani, operi all'interno di, di questo istituto scolastico, sia come studente, sia come personale docente, sia come personale non docente, debba sentirsi sulle spalle un peso gioioso di, che viene da una storia importante. Da Pier crescenza ho imparato come si fa ad amare i libri, come si fa ad amare lo studio e fortunatamente ho avuto Deo Alessandra come professoressa che mi ha insegnato anche come amare la scrittura. Ho amato immensamente i miei compagni, alcuni li vedo ancora. E... E amo molto questa scuola dove sono rientrata l'anno scorso e ho scoperto che celebrava i 130 anni, 140 scusate, che era la scuola più vecchia di Bologna, che era stata forse confiscata sotto Napoleone e non sapevo di avere tanto lustro nelle spalle.